speriamo intanto i ferraresi, perché questi ci credo che mi escano dal guastallaggio. Tagliarti le linee di comunicazione. Distruggere i piccoli eserciti di rinforzo. Per la prima volta l'esercito italiano arriverà a Vienna. Vorrei ingaggiare i francesi, gli austriaci assieme ai francesi, quindi abbandonerò questo esercito dovuta distanza. No, vediamo questi intanto quanti sono. Un bel numero. 19, 22 reggimenti, se riesco a distruggerlo, non lo so che ce la faccio. Corrono più veloce di me. Dove diavolo sono arrivati? Fermo qui. Troppi, sono troppi, non vedo francesi. Ritorno in patria, tra le montagne, in attesa di sviluppi. Niente, sono sparito. Non so se riesco a coinvolgere in guerra, quante volte, no. Allora, per sfregio vado a saccheggiare Vienna. Sono i francesi, se riesco a dargli una mano. C'è questo bel obiettivo che mi era sfuggito. Tempo nell'altro fronte, vediamo come va. Questi bisogna rincorrerli e distruggerli definitivamente. Sono 18 reggimenti.
MS. Dove vanno? Ci sono in una fase critica ormai. Questi se passano forse vengono distrutti da questo esercito qua di livelli. Non sono riusciti comunque a passare, ma io li elimino uno per uno. Li vado a saccheggiare di meno. Eccoli i fuggiaschi. Bene, 18 reggimenti distrutti. Adesso io vado qui a polizia e lascio un contingente. Questi? Cosa vogliono fare questi? Allora, va bene. Non c'è problema, vogliono questi allora. Gli altri li mando a proteggere Trento. Speriamo che non credo che facciano in tempo, mi sa che non li distruggono. No, non passano neanche. Si vede che scappavano. Però c'è stato un incontro al vertice. Vanno a Vienna sicuro e io sarò lì che li pesco. Lì non sfondano, una resistenza forsennata. Parte degli austriaci in Carinzia. Vanno a Lienz. Lienz, Tirolo, sicuramente la prenderanno qua. Addirittura osano contendermi la Lombardia. Bellissima battaglia nel viennese, dove ci sono, si affrontano ben 15 reggimenti. Questi continuano a scappare. Scappate un po'.
Allora, iniziamo un po' a pesare sul piatto della pace qualcosina prima che l'Austria richieda una pace bianca. Ah, è bravo. Almeno 10, eh? Dopo che l'ho smassacrati, d'accordo, allora vuol dire che devo proprio prendervi la capitale. Come volete. Altro saccheggio. I resti organizzati dell'esercito austriaco sono qua. Questi vanno nel Gante. Io non sono in guerra con il Palatino. L'Assia ha fatto tutta la Baviera. Se riesco prendo la Liburnia, la Dalmazia settentrionale. Resistenza notevole. Non si scendono più uniti consigli, ma io aumento le mie richieste. No, ancora no. Va bene. Andiamo avanti. Più aspettano e più io chiedo dopo. Perdono anche la flotta. Bene, adesso sarà un po' di più. 9%? Vi ho preso la capitale un misero 9%. Pazzesco.
se non almeno 10% questi non trattano. Questi fantomatici nemici. Il mio punteggio non vuole proprio aumentare, nonostante che abbia maggiori. Lasciamo un piccolo distaccamento. Andiamo qua giù. L'Olanda si dichiara indipendente, era ora. Misero 12%. Però almeno adesso trattano. Buzzurri. Non hanno nessuna intenzione di darmi gorizia. Io però al momento mi accontento. Perché non voglio che i francesi mi lasciano poi con un palmo di naso, con le mani nette, come già hanno fatto.
soprattutto mi stavano finendo pure la mano d'opera. Costruiamo la marca. Qualche bella sarebbe anche da modificare adesso la cultura di Trento. Razionalizziamo. Allora, vediamo un attimo qui. È possibile annettere e noi annettiamo subito. Almeno avviamo la procedura, ci vorranno un paio d'anni. Bene ragazzi, le cose sembra che si stiano mettendo per il meglio. Abbiamo ora una frontiera buona, ci mancano sempre tante province, adesso tra un po' annetteremo queste, quindi avremo almeno la continuità territoriale, e per il resto ci vediamo al prossimo episodio di questa vincente partita. Ciao a tutti!